1776, questa grande nazione decise che il conflitto era l'unico modo per proteggere il diritto alla vita, la libertà e la ricerca della felicità. Se solo i padri fondatori ci vedessero ora. Da Antietam ad Amiens, da Okinawa ad Anchorage, abbiamo lottato. E ora la minaccia rossa è alle porte. La democrazia stessa rischia il collasso totale. Ecco perché oggi, 4 luglio 2076, a 300 anni dalla nascita della nostra grande nazione, celebriamo il completamento del Vault 76. Questo enorme rifugio sotterraneo è stato progettato dalla Voltec, ma lo avete costruito voi, rispettabili americani, per far sì che se le bombe dovessero annientare ogni cosa, il nostro modo di vivere perduri. Ma non tutti si salveranno. Solo i migliori della nostra nazione potranno entrare in questo Vault. Poiché quando la guerra sarà finita e la polvere radioattiva si sarà posata, sarà ora di ricostruire. Non solo i muri, non solo gli edifici, ma i cuori, le menti e infine l'America stessa. Mentre siamo qui, preghiamo che il mondo conosca la pace. Ma se il nostro destino fosse una guerra inevitabile, sappiamo che insieme, qui nel Vault 76, il futuro inizia ora. Soprintendente. Spero che la festa di ieri vi sia piaciuta, anche a chi ha un po' esagerato e a chi si è svegliato a fatica. Ma è ora di uscire. Siamo segregati da troppo tempo. Oggi è la giornata della rigenerazione. È quasi ora di andare, ma non dimenticherò mai il giorno del vostro arrivo al Vault 76. Provenite da ogni genere di esperienza, razza, colore e ceto sociale. Ma c'è una cosa che vi accomuna. Siete il meglio che questo paese ha da offrire. Ma cosa più importante, sarete sempre la mia famiglia.
avete il compito di ricostruire l'America. Bella responsabilità, vero? Sappiate che la volta che è fiera di voi, io sono fiera di voi. Mentre ascoltate queste parole, io sono già partita da diverse ore. Ho la mia missione da compiere qui nella Palakia. Soprintendente, passo e chiudo. Salve! Oh, finalmente! Temevo non ti svegliassi più. Ricordi? La giornata della rigenerazione. È ora di abbandonare il Vault. Gli altri sono quasi tutti già andati. Alcuni li chiamano incarichi. A me piace definirli talenti. Signore, ho trovato questo olonastro sul terminale del soprintendente. L'ho ascoltato e dovresti andare da lei al suo camp, lungo la strada.
Registro del sovrintendente, a sud del Vault 76. Sapevo che non sarebbe stata la mia cara vecchia Palacchia, ma... animali mutati, robot impazziti, e finora nessuna persona. Dobbiamo essere pronti a ricostruire in un territorio ostile. Fortunatamente, la volta è che è preparata. Vedi? Cucina, deposito, banco da lavoro. Tutto costruito grazie al campo. Ti serve una base. Il centro di assistenza mobile per la produzione è progettato per fornirtene una. Aggiungi risorse, progetta e lavora. Quando sposti il tuo camp, tutto quello che hai costruito viene conservato e reso disponibile per essere allestito nuovamente in un'altra posizione. Usalo per installare una base in territori sconosciuti. Ti ho lasciato il mio camp, così puoi usarlo tu. So di contraddirmi non portandolo con me, ma dopo aver visto lo stato della Palacchia, voglio assicurarmi che ogni singolo abitante del 76 possa partire con il piede giusto. Io posso farne a meno. Ammesso sia ancora in piedi, la città di Flatwoods è lungo questa strada. Ci incontreremo là. Soprintendente, passo e chiudo.
avviso per tutti i soccorritori. I Mr. Farmand sono fuori controllo. Allontanare i civili. Il soprintendente aveva avvisato dei nuovi arrivi. Piacere di conoscerti. È fantastico vedere di nuovo degli esseri umani vivi. Con un pizzico di astuzia e un po' di fortuna andrai alla grande. Registro del soprintendente, città di Flatwoods. Mio Dio, qui non c'è nessuno. La vecchia taverna, la chiesa. Le usavano come rifugio, ma sono tutti spariti. Le mutazioni erano previste, ma c'è dell'altro. Un morbo. Sono stata attaccata da... qualcosa che prima era una persona. Aveva queste strane lesioni verdi e la sua voce rabbiosa. Rotta. Siamo uno. Uno cosa? Quanto accaduto qui supera l'immaginazione. E abbiamo immaginato parecchio. Prima di essere spazzati via, i sopravvissuti si facevano chiamare soccorritori. Insieme di vigili del fuoco, agenti di polizia, paramedici. Avevano perfino un sistema automatizzato che insegnava a purificare l'acqua, trattare il cibo e sopravvivere. Dobbiamo ricordare sempre l'addestramento nel Vault. La sopravvivenza prima di tutto. Farò i loro test e dovresti farlo anche tu. Ascolta, mi dispiace. So che è peggio di quanto immaginassimo. Ma qualcuno deve conoscere l'ubicazione dei silo missilistici e il modo per isolarli. I soccorritori sono la pista migliore che abbiamo. Soprintendente, passo a chiudere. Ci ha chiesto di documentare le nostre storie per i posteri, sapete? È una bella idea. Quindi, salve, sono Cash McDermott. Quando caddero le bombe, mi trovavo a Watuga. Stavo coordinando il Festival della Scienza delle Scuole Superiori. Il tema di quell'anno era... dopo le bombe, fu il caos.
Rovistava tra i rifiuti per un po' di cibo. Ci si difendeva dai sopravvissuti più aggressivi. Tempi duri, dappertutto. Mi unì a un paio dei miei studenti che ormai erano rimasti orfani. Trovammo rifugio in città, in una casa abbandonata. Dopo qualche tempo, riuscii a saldare i circuiti di una vecchia radio e trovammo la frequenza dei soccorritori. Oh, eravamo al settimo cielo. Il viaggio da Watuga a Flatwood fu veramente arduo. In montagna io e i ragazzi incontrammo una banda di canaglie. Ci portarono via l'acqua e il cibo. Non sapete quanto fui felice di trovare i soccorritori a Flatwoods. Tende per tutti, cibo, medicinali, protezione. Ah, eravamo al sicuro. C'era un problema però. Le loro riserve d'acqua erano gravemente contaminate. Bollivano l'acqua, ma mai abbastanza da rendere. Quindi dissi loro, fabbricherò un kit che vi aiuterà a monitorare la contaminazione e vi insegnerò a bollire l'acqua nel modo giusto. E così feci. Il mondo si sta riprendendo, anche se lentamente. Dobbiamo fare in modo che non torni a regredire, però. Ci vorrà tempo e fatica. Tutto qui. Ironico. Vero? Ritorno alle operazioni standard. Rilevazione di potenziale bersaglio completato. Stazione fertilizzante. Thank you.
Sette aveva avvisato dei nuovi arrivi. Piacere di conoscerti. Questo lo definirei un diario personale. Niente di ufficiale, solo qualcosa per me. Il centro agricolo. Uno dei primi incarichi Voltec. Ero entusiasta perché venivo in questa fattoria quando ero piccola. Ricordo un anno in particolare. Era il festival d'autunno. Io che correvo in mezzo ai campi di mais a perdifiato. Mamma e papà che mi urlavano di rallentare. Neanche per sogno. Ho sempre affrontato la vita con l'acceleratore. Scout pioniere? No, dovevo essere leader. Studiare? Non era abbastanza. Dovevo avere tutti i 10. Quanto mi manca quel periodo. La mia infanzia. Solo noi 3. La nostra vita semplice. La nostra casetta. Chissà se ancora.
Winters che vi parla. Nato e cresciuto in questa città. Ho concesso ai soccorritori l'utilizzo della mia chiesa. Siete tutti benvenuti. La missione dei soccorritori è cosa giusta. Aiutano il prossimo nel bene e nel male, prima che il regno dei cieli ci accolga tutti, naturalmente. Quando tutto questo è cominciato, ho pensato, beh, è ora, è questa la fine. Ma poi non è successo, no? Siamo ancora qui. All'inizio pensavo ci fosse uno sbaglio, che fossimo stati dimenticati. Forse avevamo fatto qualcosa di male. Forse non avevamo fatto abbastanza opere buone. Forse in tempi così bui non avevamo lodato il suo nome. Forse avevamo pensato a cose a cui non dovevamo pensare. Così ho chiesto al Signore, perché? Ho lottato per te su questa terra. Sono pronto a lottare anche lassù, al tuo fianco. Poi, ancora affranto, ho visto due sopravvissuti cibarsi della carcassa cruda di un ratto dietro a un cassonetto. Dovete prima cucinarlo, ho detto loro. Ci abbiamo provato, ma siamo stati male, mi hanno risposto. Ho capito in quel momento quale fosse la mia missione. Da allora mi sono impegnato a costruire cucine, a preparare del buon cibo, a sfamare gli affamati. Ringrazio ogni giorno per la missione che mi è stata affidata.